Questa faccia non è per il tempo di merda che c'è a Milano. Questa faccia non è perché il caffè della macchinetta fa schifo. Questa faccia è perché Paolo Noyes è arrivato in ritardo anche oggi. Marco, tu lo sai che quando c'è questo tempo ci vogliono almeno 2 ore arrivare da casa mia? Ma anche tu dovresti saperlo. Parti prima. Ma che cazzo ne so, non è che mi sveglio alle 7 per vedere che tempo c'è. C'è un tempo di merda fuori, cioè inutile mi fai sta scena. Lo sai quando c'è questo tempo un casino arrivare a lavorare? Non lo sai? No, cioè sono 9 anni che lo so, però allora, mi piacerebbe che finisse, no? Cosa, io cosa devo fare? Ho solo una persona che mi avvisa c'è traffico, c'è bordello, c'è cose. Può capitare una volta, voglio dire, non è che devi incazzarti così come. Fabio mi ha detto che sei arrivato ieri, anche ieri in ritardo. Ce l'ha vedete. Fatto la spia. Fatto la spia. Fabio adesso l'ha detto. Fabio, sei una merda! Questo è il disco che mettiamo oggi all'interno di Dingo. È il disco più brutto che abbia mai sentito, ma è talmente brutto che è bello, senti, eh? 5-3-5-3-4-5-6. Oggi sono particolarmente felice perché sto facendo la mia secondultima Bastard. E poi, ragazzi, devo andare in vacanza, mi dispiace, però devo dire una cosa importantissima per Leone di Lernia, che sono arrivati molti messaggi su Leone di Lernia, e una cosa è questa. C'è da aprire un quesito. Adesso questa è una domanda che faccio a tutta la gente che ci segue in TV. Perché i milanesi quando piove non sanno andare in macchina? Guarda che è una domanda questa. Perché quando piove la gente a Milano impazzisce, non sa più come. Cioè, in altre città non penso che sia così. A Milano quando piove è un incubo. Milanesi, andiamo a far patente sul lago di Como. Prendiamo più confidenza con l'acqua. No, stiamo raccontando di giovedì che dobbiamo fare una cosa brutta. Adesso vedi. Andiamo a prostitute insieme. No, mazzo, io vado a prostitute. Tu vai tutte le sere a prostitute. No, no. Appena varchi la porta di casa sei da una. No, tu a casa tua, no. Lì trovo le prostitute. No. A casa mia trovo Ricky Guardi con una m***a. Ha tagliato. I tuoi figli non vivono più a casa? No, 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 no. Sai che adesso Ricky Guardi ha tagliato metà la m***a? Se no un casino, quella la cubana non può più chiamare. Io avrei un consiglio per te. Cos'è? Devi cambiare il gusto delle gomme, perché mangiare è vero, le cicche al gusto di merda. Si mette qua sul. Io non so perché continuiamo a mettere il disco di Leone in apertura. Anzi, guarda, oggi per dispetto non lo metto. Ascolta lo zoo e lo ciapperai in dal culo. Hanno arrestato Vanna Marchi! Che novità è? È così, non so, sono contento. Quella brutta vecchia bastarda. No, io gli davo un premio a queste donne qua. Sono numero uno queste cose. Per favore. Ma si può imbrogliare 370. Comunque Vanna Marchi, sì, nella sua famiglia deve avere un gene strano. Sì. Perché la figlia, anni fa, non era bruttissima. Poi di colpo si è mostrificata. Perché non ha comprato il sale. Non era bruttissima la figlia di Vanna Marchi, l'hai detta un po' grossa. No, eh? Dai, non era brutta. C'ha la faccia di Mafalda magra. C'ha un bel corpo, però. Sì, c'ha la zina. Finta. No, cioè, la faccia di Vanna Marchi e il corpo di Non Nascimento. Pensa che figona. Che figa. Però vorrei fare una critica Il Giorno. Sì. Perché non possono mettermi in prima pagina due fotine. Sì. Una di Vanna Marchi e l'altra della Moratti, il sindaco di Milano. Però c'è Barack Obama. Io mi farei lui piuttosto che farmi una delle due. È tre gusti smell che one. È meglio la Vanna Marchi, ma insomma. Ma per favore. Leo, tu quando guardi una foto di Vanna Marchi sembri tu con i capelli un po' più lunghi, ma senza occhiali. Se ma la tua
stessa faccia, Leone. Più che altro tu coi capelli. Sarebbe già un passo avanti. Invidiosi? Invidiosi di cosa, Leo? Ma come fa uno a essere invidioso di te? Non hai niente da invidiare. Solo io c'ho tanti capelli. Francesco Migliozzi ha detto, Leone, dammi un po' di capelli. Chi è Francesco Migliozzi? Come il direttore di Vergine, ma so. Il direttore di Vergine. Vergine Megastore, come si chiama? Vergine Megastore. L'altra radio di Alberto Aggi, come si chiama? Scemo. Sì, va bene. Senti, Leo, ma se hai tanti capelli, ogni tanto prendili e mettili, no? Tu c'hai il ricci, non c'hai il ricci nel cassetto. Purtroppo l'anziano è un po' come quei motorini vecchi, no? Sai quelli degli anni 50? Che basta un po' d'acqua, si arrugginiscono tutti gli ingranaggi e si blocca. Si bagna la puntina, non vai più. Cacana, va, anzi, sfittagli il collo e prova a soffiare forte. Ma aspetta, vado. No, no. Madonna, che sogno. Oh, che sogno prenderlo da dietro e spezzargli il collo. Per un attimo ho avuto paura che gli spezzassi il collo. Magari. No, siccome c'ho la cervicale, rifallo, ma so che va bene. No, guarda che muore. L'ho fatto crocco. Capo di cazzo. Come stai? Mi sento meglio. Sì. Lo fai ancora per me? Sì, certo. Giro forte. Mezzo, spacco. Piano piano che c'ho. Leo, tanto non servi più a un cazzo. Marco, mio pirla. Sì. Marco, non girare troppo perché poi non si capisce più qual è il davanti e qual è il dietro. Allora, fai così, metti una X sulla fronte così sappiamo qual è la faccia e qual è il culo. Come quando smonti tipo il decoder, no? Che devi ricordarti i cavi dove metterli. No, gli ha buttato sentito tocco e è finita. Gli ha spezzato. No, no, che è finita, è iniziata. Le conigli. Attenzione, ci colleghiamo con un vero giornalista, Gerry Romano. Amici dello Zoo di 105, bentornati a questa edizione flash di Studio Chiuso, sovvenzionata raccogliendo i pannolini pisciazzati dei ciclisti del Giro d'Italia e commercializzandoli come sandwich fuori dal concerto di Vasco. Ma non è vero, scusate il tono concitato dovuto solo in minima parte agli psicofarmaci che mi inietto nel collo, ma visto che il maltempo continua a imperversare sulla nostra nazione, come vedete ho l'ombrello, ho deciso di trasferirmi sul monte Ararat e di costruire con le mie mani un'arca che vedete dietro di me, la quale porti in salvo le specie animali e vegetali più utili alla sopravvivenza dell'umanità, cioè? Come pomodori pachino, oppio e minorenni lituane. No, vediamo quindi le principali notizie di oggi. Losanna, le mosche più stupide vivono più a lungo. Secondo una ricerca scientifica svizzera, l'energia prodotta per sviluppare il cervello indebolisce il corpo e rende meno longevi. Luca ha giurato a Uno Mattina vuota il sacco, ho 4200 anni e sono sumero. Zanne di mammut o unghie di velociraptor, dilaga tra i divi di Hollywood la mania di collezionare resti fossili di dinosauri da tenere in salotto. Sì. Questa mattina Nicolas Cage si è aggiudicato all'asta un cranio di tirannosauro battendo Leonardo DiCaprio sul filo di lana. Nel pomeriggio saranno invece battuti altri fossili, come un'ala di pterodattilo, l'ultima coppa dei campioni dell'Inter e il limene di Alba Parietti. Roma, nella notte un gruppo ambientalista attacca mascherine antismog alle statue della città per protestare contro l'inquinamento dell'aria. L'associazione chiamata Terra ha già annunciato altri blitz per i prossimi giorni. Sì. Attaccare un pene di gomma pane alla Venere di Botticelli per i diritti dei transessuali e tappare con la calce i fori imperiali per protestare contro la stitichezza. Per il momento è tutto, vi terrò aggiornati sulla costruzione del mio natante, anche se sono fortemente combattuto tra costruirne uno con assi di legno e chiodi o semplicemente impadronirmi di quello debriatore mettendogli del sedativo nel martini. La seconda! Ah, bene, a presto, ciao! Grande Gerry, un bacio! Che uomo meraviglioso! Che uomo meraviglioso. Mezzo uomo. Pensa quanto viaggia quell'uomo ogni settimana per noi di Comedy Central e lo Zoo. Bravo. Che uomo meraviglioso. Il leone pensiero. Out. È schifo. Non si può arrivare qua, è impossibile. Ma tu pensi che casino, che acqua, uragano, alluvione, da non finire, gente che si sta bagnando, il traffico fermo in mezzo alla strada, non finisce di piovere. Ma come cazzo, è 3 mesi che piove sempre, l'anno scorso non c'era una goccia d'acqua. E che mi sono bagnato tutti, pantalone, mutande, calze, tutto. Puttana miseria, quando finirà adesso? Vuoi vedere che adesso pioverà fino ad agosto e non faremo un giorno di festa? Soltanto uno, tutti si sono bagnati in Italia, tutti si sono bagnati, tutti, soltanto una merda non si è bagnata, quello schifoso di Mazzoli, non si bagna mai lui, niente, lui viene sotto terra, arriva qua e si mette al computer a trovare tutte le cose che dice lui, sai, pornografia, dove ci sono i cacchi, dove ci sono i macchi, lui non si bagna mai, bastardo, che colore rosso.
Ragazzi, facciamo qualcosa però. Cosa dobbiamo fare? Una colletta, qualcosa. Okay. Compriamo veramente un sole su eBay, non se ne può più. Ma, mettiamoci una lampadona UVA. No, ma io non sto scherzando, adesso. Lo so che nel resto dell'Italia non è brutto come qua a Milano, ma ve lo giuro, sono 3 settimane che piove tutti i giorni. È macabro. E continua a toccare le mie cuffie. No, il problema di Milano è che quando piove, il milanese diventa pirla. Ascolta, in tutta Italia è così, soprattutto nelle grandi città. No, nelle grandi città, nel resto d'Italia, quando piove la gente va in macchina uguale al giorno precedente. A Milano si rincoglioniscono. Si rincoglioniscono. Soprattutto quelli targati Como col cappello. Mamma mia! Signori milanesi, andate a far patente sul lago di Como e imparate a prendere confidenza con l'acqua. Dentro il lago, però. Stamattina alle 10 diluvio. Ma cosa sta succedendo al cielo? Non è possibile. Ma non c'era l'effetto serra, riscaldamento globale? Sai che qualcuno ha lasciato la serra aperta e continua a pioverci dentro. Comunque Leone ci stava raccontando, sai che Leone è un grande giornalista, che nonostante abbiano messo in carcere Vanna Marchi, continuano una serie di lavoretti, diciamo, nascosti dalla legge della signora coi capelli di Leone. Le hanno fregato 5 milioni di euro. Le hanno sequestrato 5 milioni di euro. Sequestrato, adesso le hanno fregata, questo bisogna darla grazie. A Vanna Marchi, non bisogna metterla in casa. Cosa stai dicendo? Le hanno sequestrato 5 milioni di euro e li stanno distribuendo alle vittime, insomma. Ah, ma mi sa che avanza qualche milione. Ma tu lo sai che un poliziotto qua sotto mi ha raccontato che lei si era aperta un bar dietro la stazione centrale a Milano, dove nascondeva tutta la refurtiva. Sì. Cioè, lei coi soldi che ha zanzato a tutte le persone che, insomma, ha truffato col sale insieme ad un nascimento, eccetera, si era comprata quadri, macchine del caffè, eccetera, e li ha nascosti dentro questo bar. Intestata un barbone, eh? Cosa vuoi? Ma te ti raccontano proprio tutto. Ma tu con chi cazzo vai a cena, Marco? Col Sisde vai a cena. Ma no, perché capita che magari siamo qua sotto a bere il caffè. Ma passa, e passa uno del KGB. Ma no, ma va bene così. Sei una sciampista, ti rendi conto? Non è vero. Poi tante volte sono cazzate. Questa è vera, però lo puoi vedere. C'è ho il capito, bar. Stai uscendo con Aldo Coppola. Ma no, lui è il zizzagnatore. Va bene. Lo sai che tipo Bin Laden ha messo su una bisteccoteca a Varese? Ma va? Sì, me l'ha detto uno. Cazzo. Me l'ha detto uno della CIA che ho beccato ieri sera in sauna. Allora vi spiego, sapendo che noi abbiamo tanta libertà di parola, molte volte molte volte le persone ci godono, tipo i poliziotti non possono fare determinate cose, cosa fanno? Chiamano quelli che lavorano a Striscia e gli passano il servizio. Ma ad esempio io ho saputo che Cannavaro non si è infortunato davvero, me l'ha detto la parrucchiera di Galliani. Ma si è infortunato. Come fa a aver la parrucchiera Galliani? Ah, allora forse una cazzata. Non va, ma questo badaboom cia tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo il Mercedes, magari a saper l'inglese fare il boom cia. Sono popolare, sono bipolare, troppo popolare per un beat locale. Io vestito male perché io ho la fame, quella mia di mio nonno e quella di mio padre. I ricordi dello Zoto, i ricordi dello Zoto. Ti sposi? Poi non cambia un cazzo, perché è un legame finto, è un contratto che fai con lo Stato. Se tu ami tuo marito, sposato o non sposata, stai insieme quanto cazzo vuoi. Ma non è così romantico il matrimonio, secondo me. Io che lo fai con la cerimonia per la... Ovviamente. Puoi fare una festa bellissima e dire io amo il mio fidanzato, voglio fare una festa dedicata... Fai una festa bellissima di divorzio. Tu vuoi garantirti con la legge di avere quella persona con te per sempre. Cioè i figli è più comodo, perché comunque come coppia sposata hai tutta una serie di facilitazioni legali. Ti elimina un sacco di problemi. Vedi che è una cosa, non è una cosa romantica, è una cosa legata... È una cosa pratica. Sarà che io ho i genitori separati, cioè divorziati, e ho vissuto la questione matrimonio un po' male. Il passo più importante è la convivenza. Quando superi la convivenza... Poi c'è il fatto se sei credente. Se sei credente comunque il matrimonio è anche un valore religioso. Se ci credi è anche una questione di fede. Il matrimonio più bello è il matrimonio induista, che dura 3 giorni. 3 giorni di matrimonio con tutti quegli elefanti, tutti i vestiti colorati col sale. Bellissimo. Ecco, così mi piace il matrimonio. Però tu che lo fai in Abruzzo con i... È veramente triste. Cioè, vai a sposare. Cioè. Se ti vai a sposare, che cazzo ne so io, in Polinesia, in Indonesia, allora è bello.
Stavo riflettendo su una cosa allucinante, cioè sì. Vanna Marchi adesso è finita in carcere, stava già scappando all'estero, aveva già trasferito un sacco di soldi, sì. E pensavamo alla cosa assurda, in Italia la giustizia la determina Striscia la Notizia. È vero. O Le Iene, cioè una roba incredibile, se non ci fossero stati quei due programmi lì, sì, lei era ancora in giro a fare danni, nessuno si accorgeva di un cazzo. Però nonostante Striscia, la Unzica era ancora in onda. Questo è vero. Beh, per il momento no, ci sono gli altri due, Ficcare e Piccone. Non sì. vorrei sputare sul piatto in sì. cui abbiamo mangiato per tanto tempo, ma quella rubrica... Quale? Di quadri. Striscia coi quadri. Non l'ho mai visto. Cercano l'analogia fra quadri famosi e personaggi. Di... Non c'entrano un cazzo. Cosa? Cioè, i punti interrogativi che scoppiettano come popcorn nelle case. Circa 10 milioni, poi, pensa. Com'è possibile? Ma vuoi dirmi che Lippi non assomiglia a Guernica, però, dai. Ma chi? Oh, sì, dai. Certo che è pazzesco. Si legge sui giornali il crack finanziario di Cecchi Gori, sì, adesso in galera, eccetera, eccetera. E quelli dell'Alitalia, invece, un cazzo. Gli fa mai niente nessuno. Beh, è un'azienda pubblica. Ah, ecco. Non è colpa loro. Certo. Gestita in maniera meravigliosa. È colpa dei fannulloni. E adesso ci penserà Brunetta a sistemare tutti i fannulloni. Pensa che il fannullone in questione era il signor Cimoli, che era l'amministratore delegato dell'Alitalia quando ha fatto il buco di 700 milioni di euro. Sì. Bello tranquillo, si è preso anche la buona uscita. E che cazzo gli fa niente? Adesso noi ci dobbiamo dare il prestito per salvarla. 300 milioni di euro. 300 milioni di euro. Però stavo leggendo che intanto che l'Alitalia sta decidendo se chiudere o meno, sì, se fermare un attimo i voli per paura del crack. Sì. L'Air One, sì, che è una compagnia aerea privata, sì, ha comprato 24 aerei nuovi per 4,6 miliardi di euro. Ma no, ma sono modellini da regalare ai bambini. È una madonna. Ma qualcuno ha notato, sì, che dopo le elezioni, sì, tutti hanno smesso di lamentarsi. È vero. E non è cambiato assolutamente niente. Niente. Beh no, qualcosa sì, a parole è cambiato tantissimo. Sì, a parole, io sono biondo al telefono. Sì, 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 se parlo con te, sono alto, azzurri, bello, bellissimo. È vero, per il momento non è ancora cambiato un cazzo. Niente. No. Però la gente si è calmata. Sta un bene, attimo. Bene, beh, l'importante era levarsi dal cazzo Prodi. Quella già è stata una buona mossa. Ma non è cambiato niente. Non è cambiato niente, però intanto lui è fuori dai coglioni. Adesso ma vediamo. Ritorno, ritorno. Ma se non fanno le cose che se ne fanno, ritorno. Cos'è? Non aprite quella porta, dai. Si taglia via un braccio, ritorna. Ci mette una motosega per uccidere gli zombie. Ma quello che hanno promesso, ritorna. Ma cosa ritorna? Ma chi ritorna? Perché qui abbiamo bisogno di te, sì. Allora, gli italiani non gliene fregava niente della destra o della sinistra. Volevamo tutti qualcuno che governasse sto paese. Ma deve poteva governare. Essere comunista, fascista, tedesco, svedese. E ci siamo ritrovati Brunetta, pensate. Un metro e dieci. Com'è frustrante la realtà a volte. Ce l'hai con Brunetta. E poi sorgono dei dubbi. Sì. Perché finché c'era Prodi al governo, tutti i giornali, qualsiasi tipo di giornale, mensile, settimanale, sì, quotidiano, trovava sempre l'inghippo. Ah, rubati i soldi da quello o quell'altro. Non è che il nostro attuale presidente dice, oh, scemi di merda. Il primo che scrive una cazzata, io mica lo sparo. No, perché la tua. Lo scrivono comunque quando c'era Prodi, lo scrivono anche prima, non hanno mai smesso. Ma attenzione, secondo me, se questo paese fosse in mano a un uomo, cambierebbe radicalmente la storia. Di lui è lo sceriffo, il grande Dingo. Colleghiamoci. DJ Dingo! Grandissimi! Ehi, sto notando una cosa. Manca in studio il mio compagno inseparabile. Andrea! Dove cazzo sei finito, Andrea? Scusami, stavo finendo l'ultimo tatuaggio. Ah, sì? Sì, sì. Che tatuaggio hai fatto, Andrea? Sto facendo una portaerei. Ma che figata, Andrea, sì, sì, tosto. Dal tallone fino alla testa. E l'aereo dove l'hai messo? Nel c***o. Infatti non riesco più a camminare. Brucia? Tantissimo, anche perché mi deve entrare dalla bocca. Guarda, nella stiva ci sono anche i marinai. Quando senti il dolore, pensa al tuo signore, al Gilberto Giungi. Andrea, dobbiamo sparare un c'è c'è c'è? Dobbiamo sparare il c'è per c'è. Scusa, non riesco a vederti con gli sputi negli occhi. Dicevi? Sto affogando, Dingo. Quello che c'è, io c'ho già niente. Non riesco a dirlo, lo sai che ho dei problemi di pronuncia. Ma non riesco a capirlo, lo so che hai dei problemi di pronuncia. Aldo, tu sai quello che devo lanciare? Un appuntamento fisso. Non è il 105 picciotonico, ma è l'altro, il 100 c'è. Il 100 c'è. Come si dice, Aldo? Vai, Aldo! I castori sono bravi falegnami, ma non si segano. Posso chiedere una cosa? Sì. A tutti i vocalist d'Italia, cioè voi che lavorate in discoteca, perché parlate tutti molto impostanti così? La magica notte. Perché? E poi perché la gente deve alzare le mani? Non lo so. Chi cazzo glielo fa fare? Ma perché? Ma lasciali ballare! Aspetta, i tormentoni ormai sono gli stessi da circa 20 anni. Di più! E-oh. No, a parte quello. E-oh.
il battere le mani è una roba degli anni 70. Ma forse anche prima. Perché faceva parte di questi balli di gruppo dove si ballava coreografare. Quindi il DJ faceva battete le mani. Non è cambiato un cazzo. Cosa serve? Chi non alza le mani non arriva domani. Ecco, esatto. L'altra è è vero. Ma non servono i DJ in discoteca, non ma aspetta, la razza peggiore e noi ne abbiamo avuto modo di insomma conoscerla da vicino qualche giorno fa in un locale vicino a Treviso. Gli sfigatini, i figli di papà che prendono il tavolo con la bottiglia e si lamentano tutto il tempo. Vogliono fare, hai capito, gli uomini vissuti, no? C'han quelle quattro scappate di casa, mezze truccate. Anche loro figlie di papà. Esatto, eh? Fanno i fighi, c'hanno la Porsche piccola. Ah, è vero, non ci siamo accaniti abbastanza, hai ragione. Quei poveri teste di cazzo, mentre noi stavamo facendo lo spettacolo, piace o no? Precisiamo, dopo tanti anni di spettacoli nei locali, la prima volta che ci capita che un gruppettino di sfigati, figliettini di papà, avranno avuto 18 anni. I papà piccolissimi. Papà piccoli, piccoli. Siccome avevano preso la boccia di Müller Thurgau da 1800 con l'etichetta rasata. Il Fanta Thurgau. Erano Byron Martini Racing, quelli che ti regalano una cesta di Natale. Ragazzi, ho preso la boccia. Ci sono quelli sfigati. E lanciavano il ghiaccio. Allora abbiamo detto, va bene, visto che avete da lamentare, venite sul palco. Si sono cagati tutti. La colpa è dei genitori ignoranti che danno questa. La colpa. Tu per il momento sei l'unico genitore presente qua in studio. DJ Barbarino, non do un cazzo. Ma che DJ Barbarino? Ma chi è? Ma vai a casa! Hai rotto i coglioni! Ma basta! È un'ecatombe! Madonna! Tu sei il nostro erode! Ma veramente, ma fatti fare un tagliando al cervello! Ma non si può più vivere in questo modo! Ogni volta che apri bocca dici una stronzata! E adesso non la dico io, chi cazzo la devi dire? Madonna! La prima volta che rubo basta! Non ti sopporto più! Sono impietrato! Basta! Geloso! Salutiamo Pippo Palmieri! Geloso! Non si smonta, non si smonta! Il mago Wender! Grazie a Paolo Noyes, Luca Haba, grazie a Fabio Lisei, grazie ai cameraman di Comedy Central. Questa era la penultima puntata, domani l'ultima. Posso dire una cosa? Sì. Nonostante tutto, mi mancheranno. Anche a me, perché c'è lui che ormai è un fratello qua in onda. Viva il Veneto, ragazzi. Grandi Veneti. Geloso. Cosa? Geloso. Ma come? Ma dove chiude? Ciao da Mazzoli. L'ammazzo, eh! Sulle mani! Porca miseria, che ammazzate! No, il collo! No! Ha vinto Leone! No. Scappa che crolla tutto! Con la carta vetro, grattugio mobili, non mi tiro indietro, suoi parenti nobili. Con la carta vetro riduco mensole, con la carta vetro trasformo isole. Thank you.